Ciao ragazze e bentornate in questo nuovo video. Oggi puliamo, igienizziamo e disinfettiamo casa utilizzando l'alcol. Questo però è un video super speciale che mi sta particolarmente a cuore perché è stato fatto in collaborazione con la mia dolcissima amica Rosy del canale Rosy Home Shelter. Quindi mi raccomando, andate a vedere anche il video che ha fatto lei e troverete il link diretto al suo video direttamente nel mio info box. Mi avete già visto utilizzare l'alcol in diversi video, quindi già sapete che fa parte dei miei prodotti preferiti di pulizie e che devo sempre avere in casa. Quindi adesso vado semplicemente a sistemarmi il mio spruzzino e vado a mettere una miscela di 50 e 50, quindi 50 di alcol e 50 di acqua della quella insomma normale del rubinetto. Mi vedete che ho la bottiglia lì, però è perché la riempio appunto dal rubinetto. Oggi sono veramente molto molto felice perché questo fatto di aver fatto questa collaborazione con la mia amica, sono veramente, non lo so, sono al settimo cielo, perché Rosy ti entra nel cuore, è una mamma, una donna dolcissima, bravissima. Io ricordo ancora il suo primo video che vidi, che era la prima parte del Zoom Tour, e già da lì mi piacque veramente subito. E ci siamo prese fin da subito, con tutto che siamo molto diverse, perché lei è una ragazza, ripeto, molto dolce, e poi lei è molto precisa in casa, fa delle ottime pulizie, fa dei video bellissimi di vlog, svuota la spesa, pulizie motivazionali, decora casa in una maniera meravigliosa che io in certi casi gli dico sempre: Rosy, io ti invidio perché sei bravissima, mentre io sono una disordinata, disorganizzata, cronica, e sono molto caciarona, ecco. Però ci ritroviamo veramente in tantissime cose quando pure ci parliamo su WhatsApp, e cioè pensiamo proprio le stesse cose, per cui è diventata veramente una carissima amica. Direi comunque di iniziare il video, perché è ora di fare le pulizie, e inizio a sgrassare questa parete attrezzata, diciamo lucida, che come potete vedere è piena di ditate. L'alcol è un alleato per me ed è indispensabile perché è veramente versatile, cioè ci può pulire dall'acciaio, gli specchi, i vetri, le piastrelle, il laminato, il parquet, la plastica, la ceramica, cioè veramente ci può pulire di tutto, ed è perfetto anche per la cucina e per il bagno. Praticamente ci si può pulire veramente tutta casa ad un costo anche molto basso. Io lo so che poi vabbè, io sono come voi, che mi piace provare insomma nuovi detersivi e tutto quanto, però veramente basterebbe l'alcol, l'aceto, la candeggina e il bicarbonato per avere casa sempre pulita, disinfettata e spendere sempre molto poco. Io lo uso anche una volta a settimana per pulire il tappeto, quello che è fuori dalla porta di casa, ed è una cosa che faccio sempre. Quindi vado a spruzzare sempre la mia miscelina di acqua e alcol e poi ci passo sopra con il mio Dyson, che è stato, come sapete, declassato a pulizie meno delicate. Io comunque, ragazze, non so che tempo faccia da voi, ma qui il tempo è impazzito, pioggia, sole e vento. Cioè non potevo non farvi vedere il vento che stava facendo. Non potevo tenere neanche le finestre aperte perché veramente sbatteva ovunque di tutto. Io non ho veramente capito quando arriverà questa benedetta primavera. Anzi, come direbbe una famosa canzone, questa maledetta primavera. Comunque ragazze, tornando al video, come sappiamo tutti quanti, l'alcol è anche un ottimo disinfettante, quindi io lo utilizzo con un panno sempre in microfibra, con la mia miscelina, e ci pulisco le tastiere, gli interruttori, le maniglie, il citofono, le tastiere, insomma un po' di tutto. Guardate adesso la differenza, perché comunque sia dovete sapere che io il tablet, che è quello con l'unicorno tutto bello colorato, lo utilizzo sempre, sta sempre con me mentre cucino, quindi è pieno sempre di ditate, e questa cosa qui la faccio anche più di una volta al giorno, devo essere sincera, perché comunque sia si sporca veramente tantissimo, però guardate come diventa uno specchio, cioè riflette tutto quanto. E la sua efficacia non ha niente da invidiare ai suoi più blasonati e costosi concorrenti. Chiaramente si possono anche pulire gli occhiali. Questi qui sono gli occhiali da lettura di Giuliano, avete visto quanto erano belli zozzetti,
e subito subito si puliscono. Che poi facendo questo video devo dire ho anche capito quanti soldi vado a spendere in detersivi inutili. Cioè questo video mi è servito veramente anche a me. Comunque proseguo a pulire anche tutti gli altri schermi che ho in casa e chiaramente non mi posso dimenticare anche dello schermo della telecamera, giustamente. Vado quindi anche a dare una passata veloce al bagno, come vedete insomma è piuttosto pulito perché comunque i bagni cerco di farli sempre tutti quanti i giorni. Lo specchio invece un po' meno pulito. L'alcol, oltre ad essere un ottimo disinfettante, è anche un potente antibatterico, quindi è molto indicato anche per disinfettare i servizi sanitari, che ne so, i tavoli, il frigorifero o il piano di lavoro della cucina, per esempio, che soprattutto per esempio quando io devo usarlo il piano di lavoro per impastare, mi piace che sia stato pulito prima con l'alcol perché disinfetta e evaporando subito non ho problemi che magari, che ne so, sì, sgrassatori, queste cose così, insomma, si trasferiscano sul mio impasto. Ed ecco qua il mio bagno pulito, igienizzato, fantastico, lucidissimo, cioè mi piace da morire. E poi guardate veramente come lucida l'alcol, cioè poi questo profumo, no, di alcol, io non so se a voi piace, ma io vabbè sono un po' fissata con degli odori strani, mi piace tantissimo l'odore dell'alcol, mi piace da morire l'odore delle tintorie, della triellina o della benzina anche. Ecco, vabbè, io sono un po' strana con gli odori, però l'odore questo dell'alcol mi piace veramente troppo. E inizio anche a sistemare la camera da letto, quindi vado a rifare il letto, però in questo caso non cambio le lenzuola perché le ho cambiate credo una settimana fa neanche. Lunedì sarà una settimana, quindi domani. Se sei nuova, è la prima volta che guardi un mio video, benvenuta nel mio canale, piacere di conoscerti, io sono Annalisa, ma tutti mi chiamano Ali. Sono sposata, non ho bambini, ma ho tre chihuahua che sono la mia vita infinita. Vivo a Valencia e sono una casalinga disperata. Io spero che ti piacciono i miei contenuti e se ti fa piacere iscriviti al canale e lasciami un bel cuoricino nei commenti se lo hai fatto, in modo che io ti possa poi ringraziare. Have you ever met someone you could not get my time? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. Devo dire che stavo spolverando, però non ho trovato tantissima polvere per fortuna. E il bello di utilizzare un solo prodotto è anche questo, perché chiaramente Giuliano ha il suo tablet in camera da letto e anche quello chiaramente aveva bisogno di ditate, e sempre con lo stesso prodotto, quindi diciamo senza dover cambiare pezzetta, senza dover cambiare prodotto, l'ho pulito esattamente come poi ho pulito i comodini e tutto quanto, per cui è anche comodo perché ti velocizza comunque sia il lavoro utilizzare un solo prodotto. Per lavare i pavimenti poi è spettacolare perché si asciugano super velocemente, non devono essere risciacquati e non lascia assolutamente nessun alone, quindi anche per il pavimento io devo dire mi trovo veramente molto bene. So complete.
E come sempre le pulizie fatte con l'alcol non mi deludono mai. È tutto bello, igienizzato e brillante. Devo dire che mi dà veramente tantissima soddisfazione. Un'altra nota dolente di casa mia sono le impronte di Giuliano sul frigo, che CSI o Eris farebbero festa se le trovassero in una scena del crimine, perché ancora non ha capito che per aprirlo o chiuderlo c'è la maniglia nascosta sotto le ante. Amore, c'è la maniglia nascosta sotto le ante, non so più in che lingua dirtela. Break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. Breathing, tell me why, baby, do you look so pretty in your smile, ragazze. Prima che termini il video voglio ringraziarvi per essere state con me anche oggi e spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato anche qualche idea su come utilizzare l'alcol per le pulizie di casa. Vi ricordo di andare a vedere il video della mia amica Rosy, iscrivetevi al suo canale perché sono sicura che vi piacerà e naturalmente se vi fa piacere iscrivetevi anche al mio, che sarei veramente strafelice di avervi nella mia famiglia. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!